Allora, se può fare piacere a Pino, io, noi non siamo qua per i suoi precedenti penali, comunque, in ogni caso dico, siamo Romo, segretario provinciale del segretario sindacato. provinciale del sindacato Polizia SIAP, bene con questo microfono. No, io facevo semplicemente una riflessione molto veloce. Libertà di informazione e democrazia, su questo non c'è dubbio. Noi come sindacato di polizia abbiamo aderito subito a questa iniziativa di solidarietà nei confronti dell'amico Pino Maniaci, di solidarietà nei confronti dell'attività di informazione, di libera informazione che lui ha fatto su tutto il territorio. Siamo perfettamente a conoscenza anche del rischio di questo giornalista che per esprimere liberamente le sue idee chiaramente si espone a rischi sia di natura giudiziaria, ma secondo me quello oggi è il meno. Ecco, e per questo voglio dire, quando c'è poi un consenso popolare di tante associazioni intorno a Pino, tutto questo chiaramente non è solo un atto di solidarietà, ma è un atto di testimonianza della società civile, di fronte accanto sulle iniziative che lui sta portando avanti. Non mi sono chiesto per nulla se un sindacato di polizia, un poliziotto che legge le notizie può essere fuori luogo, ci può stare come il cavolo a merenda, anzi, credo che sia la prosecuzione di quello che in tanti anni abbiamo fatto come sindacato, in primo tempo quello di portare la polizia fra la gente. 20 anni fa sembrava una cosa impossibile, 4-5 anni fa la nostra stessa amministrazione proponeva quei modelli, quegli slogan di polizia fra la gente, tutte quelle iniziative, eccetera. Oggi è un ulteriore passaggio in più che noi ci sentiamo di fare, cioè quella di non solo essere tra la gente, ma come dire, leggere questo telegiornale significa proprio essere molto più vicino rispetto alle iniziative della società civile. Ecco, quindi un passaggio ulteriore in più che noi ci sentiamo di fare. Credo che sia la prima volta, credo che sia la prima volta che un sindacato di polizia, che un poliziotto faccia questo tipo di iniziativa, però dico, non ci siamo sentiti neanche per un momento fuori luogo, anzi. È un'iniziativa che abbiamo subito condiviso perché ci è piaciuta, perché la condividiamo. Partenico è un territorio dove noi siamo stati più volte presenti, abbiamo una forte rappresentatività, ci siamo anche battuti, abbiamo ottenuto dalla nostra amministrazione, dal questore di Palermo, anche l'assegnazione di mezzi e di uomini su questo territorio, perché è un territorio fortemente a rischio anche rispetto ad altre realtà, ad altre centri della provincia siciliana. Noi pensiamo che Partenico sia un po' più sovraesposto rispetto ad altre cose. Quindi, sia come poliziotto, ma soprattutto come sindacato, che è quello che ci dà la possibilità di poterci esprimere molto più liberamente, ecco, siamo veramente contenti di aderire a questa iniziativa e la facciamo, con tutto il cuore, con tutta la nostra disponibilità possibile.